とうとう掴んだぞディオ、君の悪魔のような陰謀の証拠を。俺は今追い詰められている。だが逃げはしない。俺はジョジョと戦うために戻ってきた。Jojo ha scoperto il piano di Dio ed è riuscito a curare suo padre dal veleno. Lì ci sono anche il padre, Speedwagon, la polizia e il cinese che ha venduto il veleno a Dio, il quale ha confessato. Dio è alle strette e decide di accoltellare Jojo e usare il suo sangue per attivare la maschera. Dio attiva la maschera con il sangue del padre, ma gli agenti lo crivellano di colpi e lo fanno sbalzare fuori dalla finestra. Anche se sta morendo per mano di Dio, George lo perdona, perché per lui resterà sempre come un figlio. George lo stringe tra le sue braccia, ma a quel punto George muore. L'ispettore si dà la colpa dell'accaduto, perché 20 anni prima non ha esiliato Dario Brando per il furto dell'anello di George. In quel momento, Speedwagon nota che il corpo di Dio è sparito. E... Madokara hanarero! Dio è diventato un vampiro e nemmeno un colpo di pistola alla testa lo può fermare. Dio prende un agente di polizia e gli succhia tutto il sangue dal corpo per poi gettarlo via e uccidere tutti gli altri agenti. Anche Speedwagon viene ferito. Dio dice a Jojo di aver rinunciato alla sua umanità e di essere diventato un essere superiore, e tutto grazie a lui. In quel momento, l'agente a cui Dio ha succhiato il sangue si risveglia, trasformato in uno zombie assetato di sangue. Lo zombie attacca Speedwagon, ma con una lancia Jojo riesce a ucciderlo staccandogli la testa. Jojo decide che una creatura del genere non può rimanere al mondo e con la lancia cerca di trafiggere Dio in testa, ma Dio riesce a bloccare il colpo, rompere la lancia e trafiggere Jojo. A quel punto, dopo essersi distratto per un attimo, Dio perde di vista Jojo e Speedwagon, che si sono nascosti dietro una tenda. Dio prova a sorprenderli, ma i due gli danno fuoco. Però ciò non basta. Speedwagon viene sbalzato fuori da casa dalle fiamme, mentre Jojo cerca di salire sempre più in alto per distrarre Dio. Avvolto dalle fiamme, Dio non può usare le scale, perciò... Kono yakedo, omae no inochi o suitotte naosu koto ni suru zo. Muda, 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 muda! I due raggiungono il tetto. E tramite un ragionamento di Speedwagon capiamo che Jojo sta tirando Dio sul tetto per non dargli via di fuga dall'incendio. In quel momento a Jojo vengono in mente i ricordi della sua infanzia e per l'onore del padre si lancia con Dio giù dal tetto. Dio sembra salvarsi, ma Jojo riesce a tornare su e a trascinare Dio giù nelle fiamme. Dio gli spezza le braccia per levarselo di dosso, ma Jojo non molla la presa e Dio finisce infilzato nella lama della statua dei Joestar, dove si incenerisce. Jojo invece viene sbalzato fuori dalla casa. あったね。
Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e siamo qui nella recensione del terzo episodio delle Bizzarre Avventure di Jojo. So ragazzi, oggi doveva uscire la recensione del primo episodio di Warrior, ma ho avuto dei contrattempi e quindi ho portato questo. Settimana prossima però arriverà, vi assicuro che succedono un sacco di cose anche se è il primo episodio. Ok ragazzi, partiamo subito dall'aspetto più importante, cioè la storia. Allora, abbiamo capito che sono successo un casino di cose in questo episodio. Prima di tutto Dio è diventato un vampiro e ha ucciso il padre di Jojo. Iniziamo subito da una cosa che c'è nel manga ma non c'è nell'anime. Cioè, quando riaffiorano i ricordi a Jojo, gli viene in mente che quando aveva 4 anni il padre gli comprò un cane, che è Danny. Però non conoscendolo, Danny lo morse e quindi da quel momento Jojo iniziò a trattarlo a schifo, fino a quando un giorno Jojo non cadde nel fiume, stava annegando e Danny andò a salvarlo. Da quel momento diventarono inseparabili. Comunque questa backstory ci fa capire che Jojo non si è sempre comportato bene con Danny. Insomma, all'inizio faceva come faceva Dio, però poi ha cambiato idea. La scena che mi è piaciuta di più di questo episodio è assolutamente la parte in cui Dio cammina sulla parete. Speedwagon, come al solito, è molto utile, ma Speedwagon non è stato completamente inutile, perché senza di lui Jojo si sarebbe fatto coltellare subito. Dopo 2 minuti sarebbe durato. Per l'aspetto grafico, stranamente non ci sono stati errori, dato che il budget di questa serie, almeno delle prime 2 stagioni, era molto ristretto, quindi non è strano trovare errori. In questo episodio però non abbiamo trovato di errori. Comunque capiamo anche che se l'ispettore di polizia 20 anni prima avesse esiliato Dario Brando, questa cosa qua non sarebbe mai successa. Va bene. Sono molto soddisfatto invece per l'aspetto del combattimento. Rispetto ad altri episodi questo è nulla, però è veramente molto buono per iniziare la serie. Siamo solo al terzo episodio, si svolge molto bene la storia. Rispetto al manga è comunque tenuto fedele, ma mancano alcune cose. Intanto invece per l'aspetto della storia, l'ho già detto, questa è una parte molto importante, molto significativa, che dà proprio la svolta alla storia dei Joestar. E quindi, passando alle votazioni, per la parte grafica gli do 8. Per la parte di azione gli do un 9, perché vabbè, ma come puoi dire che non è bello? Per la parte di storia anche lì un bel 9, perché è una parte veramente importante. Comunque ragazzi, spero abbiate apprezzato questa veloce recensione, insomma, ma non ci sono tante cose da dire su una parte di un episodio magari tutta di azione, non puoi dire tanto. Quindi, se questa recensione vi è piaciuta, se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like qui sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo la prossima settimana con Warrior. Ciao ragazzi!